Eccoci tornati con le video recensioni di Gadget Blog. Oggi parliamo del Beker Z201, navigatore satellitare conosciuto per la navigazione satellitare in 3D. Infatti questo modello integra una rappresentazione completa di alcune città italiane e europee completamente in 3D. Questo vuol dire che avremo ovviamente i vari monumenti renderizzati in 3D che abbiamo visto anche in altri modelli. E inoltre anche gli edifici dell'arredamento urbano, sia palazzi che altre tipologie, anch'essi in 3D visualizzati sotto forma di scatolotti. Comunque non sono perfetti, ma questo ci rende un'idea di dove ci troviamo, quale corsia prendere a seconda degli edifici che vediamo nella realtà e sullo schermo, in modo da aiutarci nella navigazione. Il navigatore satellitare ovviamente ha anche altre caratteristiche, tra cui un vasto parco di punti di interesse Poi abbiamo, come precaricato. vedete, anche un lato multimediale che consta di musica, film, immagini e giochi, come abbiamo già potuto vedere nella precedente video. Il processore è a 400 MHz, lo schermo è un touchscreen da 3 pollici e all'interno abbiamo un chip GPS SurfStar 2 e una memoria da 2 GB. Costa 249 euro e ha cartografia europea con 42 paesi. Passando all'utilizzo, iniziamo ad impostare una destinazione, inseriamo l'indirizzo. Ci dà gli indirizzi di matching trovati. Mettiamo una via. Ci avviamo la navigazione. Il percorso viene caricato. È stato trovato. Al momento abbiamo una macchina che ci ostruisce il percorso. Ok, se n'è andata e partiamo Arriverai a con la destinazione alle navigazione. 4:54 p.m. Come avete potuto notare ci viene indicato l'orario di arrivo previsto, lo schermo ci mostra l'indicazione del percorso, la mappa, in alto a sinistra non troppo invasivi abbiamo l'orario, cioè l'orario corrente, l'orario di arrivo, la distanza e il tempo previsto per il percorso. In basso a sinistra l'indicazione della prossima svolta con una piccola anteprima Ricalcolo dell'incrocio. del percorso. In questo caso abbiamo già preso una strada diversa per mostrarvi la velocità di ricalcolo. È stato ricalcolato e ci chiede di fare un'inversione. Al momento non possiamo, quindi insisteremo finché non ci cambierà l'indicazione. Arriverai a destinazione alle 3:25 p.m. In questo caso possiamo vedere che è un po' legnoso nel ricalcolo del percorso, preferisce far fare inversione piuttosto che prendere un'altra via. Noi abbiamo comunque preso un'altra strada e come vedete insiste sul percorso predefinito. Bisogna specificare che comunque si possono cambiare le impostazioni, quindi scegliere un tragitto che sia Arriverai a destinazione alle 4:27 p.m. più svincolato da quello predefinito, indicato come migliore dal navigatore, in modo da poter scegliere la strada che vogliamo e avere una velocità di ricalcolo maggiore.